La laguna di Grado, vista dall'alto, sembra un quadro espressionista. Ogni giorno la marea dipinge paesaggi che sembrano astratti, ma che astratti non sono affatto. Sono abitati da un'umanità particolare, forgiata dalle guerre, dal vento e dall'aria salmastra. Grado sorge su una striscia di sabbia che divide il mare Adriatico da una palude solcata da canali. I 5 chilometri di fango che la separano dalla terraferma riuscirono nell'impresa di fermare addirittura i barbari di Attila. Da quel momento in poi, sull'Isola del Sole, si è sviluppata una civiltà che si sente unica. Oggi Grado è un quartiere di Vienna, o almeno così la considerano le migliaia di austriaci che qui hanno comprato la seconda casa. Molti dei loro nonni venivano al mare in quella che era considerata la più rinomata località balneare dell'impero austro-ungarico. Questa terra ha sperimentato divisioni profonde, ma è oggi custode di un grande messaggio. Anche se ci si è odiati per secoli, poi arriva un momento in cui si può finalmente ricominciare a godere della vita insieme. Il viaggio nella laguna di Grado inizia dai resti del porto dell'antica Aquileia. Oggi Aquileia è un comune di 3.000 abitanti, ma per secoli è stata una delle città più importanti dell'impero. Poi, il 18 luglio del 452 d.C., arrivarono gli Unni di Attila e la storia prese una piega diversa. Manipolo di uomini riuscì a fuggire tra le sabbie mobili della laguna e creò quella che ancora oggi viene definita civiltà gradese. Oggi come allora, il modo migliore per muoversi sulle acque basse della laguna è la canoa. Alla fine la laguna è un essere vivente in un certo senso, per cui respira con i ritmi delle maree. Ogni 6 ore entra l'acqua con l'alta marea e le sue ore successive c'è un'enorme espirazione, per cui dalla laguna esce verso il mare aperto. Non è sempre bellissimo trovarsi in mezzo a questi respiri, perché ogni tanto sembra di pagaiare sopra un tapirulan e non vai mai avanti per quanto tu forte tu possa pagaiare. Sono bastati questi 60 centimetri a fermare i cavalli di Attila, no? Perché Aquileia è letteralmente 10 chilometri da qui, 5 dei quali però d'acqua. Per cui quando le orde hanno messo a ferro e fuoco Aquileia, il patriarca e i nobili sono riusciti comunque a mettersi in salvo a Grado. Per cui i gradesi amano ricordare che Grado è figlia di Aquileia e madre di Venezia, perché in pratica ha dato l'idea alle altre popolazioni lagunari di questo trucco per mettersi in salvo dagli invasori. Questo è Limonio, sono i fiori d'etapo per gli amanti della poesia in lingue minori o minoritarie. I fiori d'etapo sono la prima raccolta di Biagio Marin, che era il poeta di Grado fondamentalmente, amico di Svevo e altri letterati del primo Novecento. Chi è più zen riesce semplicemente a stare qui e apprezzare il silenzio, perché qua riusciamo ad avere il vero silenzio assoluto, com'è in cima a una montagna, perché non senti neanche il passo dei tuoi piedi, no? È solo la pagaia.
Hemingway è passato di qua, anche se ha descritto più Lignano che Grado nel suo addio alle armi, quando era volontario della Croce Rossa durante la Prima Guerra Mondiale, e poi quando era in Europa ritornava spesso a caccia. Oddio, a caccia di cosa dipende, perché ovviamente aveva un discreto numero di morose in zona. Qua i pesci grandi tipo i marlin cubani non ci sono, però anatre sì. Questa atmosfera ispira molto leggende. Sì, sì, sì. Ecco un gatto da strega qui vicino a noi. Le varvuole sono un mito che è presente a Grado e in realtà anche nel folklore irlandese. Queste streghe che arrivano dall'acqua rapiscono i bambini di Grado e li sostituiscono con il loro figlio. È quello che gli irlandesi chiamano i changeling, perché vengono scambiati nella culla da questi esseri fatati. Come tutte le comunità di mare, ha un rapporto particolare con la superstizione, con la fede e con i riti. Si cerca di interpretare la natura, che è un altro da sé, attraverso gli strumenti che si hanno. Ancora poche pagaiate e anch'io potrò dire finalmente di aver fatto scalo a Grado. Scalo a Grado è una canzone che Franco Battiato ha scritto nel 1982 e, come tutti i suoi testi, contiene frasi enigmatiche che voglio provare a comprendere. Antonella è una guida turistica, ma soprattutto, come le piace definirsi, la più grande fan di Battiato. Ho fatto scalo a Grado la domenica di Pasqua. La Grada, dai, mitica. Me la immagino proprio nel Duomo di Santa Eufemia, no? Poi sai, la domenica di Pasqua, quindi messa grande. Tu sei una fan di Battiato? Assolutamente sì. Io sono stata, credo, a una quarantina di suoi concerti. Gente per le strade correva andando a messa. Perché Battiato ha scritto Scalo a Grado? Vorrei tanto poterglielo credere, purtroppo ci ha lasciati. Il mio sangue non c'è acqua, ma fiele che ti potrà guarire. Non ho capito il testo. Non capire un testo di Battiato? Perché sei uno zuccone, no? Scherzo. È forse proprio calarsi in una realtà così isolana tra questa devozione popolare, questo senso di religiosità e forse, ecco, una elevazione dello spirito che va al di là dei riti, no? Liturgici e del seguire la messa la domenica di Pasqua. Si riferisce ai gradesi? Ma forse senza particolare riferimento alla realtà locale, si riferisce alle isole che non vanno, diciamo, né ghettizzate né derise, se anche magari ci può sembrare che siano così limitate. Il mio stile è vecchio come la casa di Tiziano. A pieve di Cadore. E lui molto probabilmente è venuto a Grado, posto che aveva anche dovuto iniziare il suo servizio militare a Udine. Ricordiamoci che qui avevamo distaccati 3/5 delle forze armate italiane fino, diciamo, ai tempi della Guerra Fredda. Gli edifici alle nostre spalle tradiscono il recente passato di Grado. Fino a pochi decenni fa, Grado infatti era Austria e qui venivano a fare il bagno addirittura gli imperatori. Ed eccolo qua, il cancelletto con il monogramma di Francesco Giuseppe, F.I., Franz Josef naturalmente, e l'aquila a due teste, simbolo degli Asburgo.
forse io vengo tacciata di essere un po' filoasburgica, ma insomma i confini secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, perlomeno oggigiorno la situazione è ben diversa, ecco, ai tempi della cosiddetta grande guerra di 100+ anni fa. La presenza austriaca è ancora molto evidente sull'isola, come mi conferma chi scalo a grado lo fa praticamente tutti i giorni. Noi facciamo Grado Barbana e facciamo giri in laguna. Io penso questo punto dove siamo noi, l'isola sarà larga credo 300 metri, 200-300 metri. Ed è lunga 5-6-7 km, insomma. È la loro spiaggia, viene a 23 distretti, loro considerano Grado il loro 24esimo distretto. E loro si possono fare anche la targa sulle auto personalizzate. Io ho visto due macchine austriache con la targa Grado. E noi portiamo i turisti all'isola di Barbana, che è un'isola con un santuario in mezzo alla laguna. Sebbene Grado si senta ancora molto asburgica, Fabio di colpo mi ricorda che questo è soprattutto Friuli. Vado a preparare? Vai! Che effetto dà questa erba? È un digestivo, viene come digestivo, però è una grappa. Vengono messi questi fiori di questo santonego e dà proprio un'essenza un po'... sembra un po' come una medicina, no? Però diciamo è una forte medicina. È una forte medicina. È un buon digestivo comunque. Ha dei poteri particolari? Ma no, non si sa, nessuno lo dice, però se uno beve qualche bicchiere in più magari può vedere qualche strega. Ele! Le varruole, loro le riva, le sbarca e le gira intorno a Grado Vecchia. Preghiamo che non le venga varruole. Wow, bravissima! Me la sono inventata. Adesso? Quando prima no, eh. Ah sì, lei adesso, cioè non era un... cioè lei ha inventato adesso... Una parte sì. Luisa è una maestra in pensione che ogni estate racconta le favole ai bambini sulla spiaggia. La signora delle fiabe, come persona, io, Luisa, è nata proprio dalla visione stessa mia della vita. Cioè sono insegnante, sono stata insegnante elementare, ma trasformavo molte volte la classe in un vero e proprio teatro o set filmico. Tutti la conoscono come la signora delle fiabe, anche se ogni 5 gennaio è tra le protagoniste dello spettacolo che celebra le varruole. Si dice che le varruole siano i pirati uscocchi che arrivavano proprio in quella zona e usavano come pirati avere delle acconciature, dei modi di vestire quasi femminili. E quindi da lontano chi li vedeva, arriva le varvuole, le strighe, se freddo saremo in casa, preghiamo che le vadi via. Io sono andata anche in banca una volta a rubare, vestita da varvuola, ma non lo dico a nessuno. Oddio, c'è la risata proprio da varvuola. Nel 1969 Pasolini scelse la laguna di Grado per ambientare alcune scene della sua Medea. Medea è l'eroina di un mondo sottoproletario, arcaico, religioso. Cesone invece è l'eroe di un mondo razionale, laico, moderno. E il loro amore rappresenta il conflitto tra questi due mondi. Il tema, come sempre nei miei film, è una specie di rapporto ideale, e sempre irrisolto, tra mondo povero e plebeo, diciamo sottoproletario, e mondo colto, borghese, storico. Stop. Lo dici troppo preoccupato. Era bellissimo, vediamo la buona. Lo dici troppo, non dirlo con aria preoccupata, non te ne frega niente, regola. Sono considerazioni che fai così. La Callas era un po' infatuata di Pasolini. E ricordo che Ninetto diceva, papà, ma che dici? Tu devi far San Paolo. Ma non la vedi che si innamora? Papà, ma che combini? Ho conosciuto bene Ninetto Davoli, simpaticissimo. Era l'anno 1968 e Pasolini
arrivò davanti al municipio poiché doveva prendere accordi col comune di Grado. Maria Callas arrivò a Grado proprio il giorno dell'allunaggio. La vidi da lontano perché ero troppo curiosa dell'allunaggio. Era una giovane sessantottina e faceva senz'altro più notizia l'allunaggio. Nonostante l'allunaggio, non tutti però furono così indifferenti all'arrivo di Pasolini in laguna, come ebbe modo di capire il papà di Luisa dopo aver aiutato Pasolini nella scelta delle location. Io non sapevo nel 68 con grande chiarezza cos'era un gay. In realtà non ne avevo mai conosciuto uno, anche se il movimento avanzava sulla libertà sessuale. Chiaramente arrivai a casa a Cervignano con la corriera e vidi mia madre al telefono e ascoltai la telefonata. Dissero alla mamma, ed erano dei gradesi, che papà era diventato dell'altra sponda. Io non capii proprio cosa significava essere dall'altra sponda e chiesi: mamma, cosa significa essere dall'altra sponda? E lei rispose a quei due signori: guardi, anche se mio marito fosse omosessuale, io lo ringrazio perché ho già due figlie e me ne bastano. Tutto questo avveniva perché i gradesi non volevano Pasolini a Grado? Non solo i gradesi, penso dappertutto ci fosse questa idea contro ogni forma di diversità. Abbiamo beccato il giorno peggiore per fare queste cose. No, perché le varvuole, no, bisogna farle arrivare col vento. Lei parla di guerra ai bambini in seconda elementare. Io dicevo: voi sapete cos'è la guerra? No. E allora provate a farla. Loro la facevano, uno sopra l'altro, tutto sfasciato. Fine, ho detto: basta guerra. Cosa avete fatto? Io ho preso quello che era suo. D'inverno i turisti austriaci arrivano solo nei weekend di sole. Ma nonostante le strade siano deserte, la gente sembra aver maturato un modo di pensare davvero poco italiano. Tu non puoi portare via un secchio di sabbia di qua. La sabbia sua dello Stato deve restare qua. E così è l'acqua. Chi che prende l'acqua dal mare deve pagare le tasse. È giusto, sì o no? Sono venuto qua per fare il dazziere. Uno dei mestieri più antichi del mondo. Quello che discuteva le tasse. Quello è come San Matteo, come l'Apostolo Matteo. Senti, qua sono tutti molto religiosi, ho una mia... No, è la verità. La comunità di Grado è sempre stata molto, ma molto legata alla fede cattolica. È una cosa bellissima che pochi ce l'hanno. Noi ce l'abbiamo e pochi la conoscono. Io faccio parte di un'associazione, non so se hai sentito parlare, i Graisani de Palù. Noi abbiamo un isolotto che una volta era suo di Pierpaolo Pasolini. Dopo lui l'ha usato un po' di volte, dopo non gli interessava più perché abitava a Roma. E noi l'abbiamo chiesto al comune se ce lo dava a noi e ce l'hanno dato. Noi continuiamo ad andare là a lavorare, a costruire, a fare, per far vedere alla gente le bellezze di Grado che pochi le conoscono. Trovarono quest'isola nei pressi di Porto Buso. Attaccata a quest'isola c'era una casetta che abbiamo adesso acquisito noi. Il film è stato girato verso fine estate, mi sembra. Stettero qua 9 giorni. E la signora che gestiva mi raccontava quando andavamo là che c'era questa banda di amici, anche di Pasolini, della Callas, che si scandalizzava a sentirli parlare mentre mangiavano. I Graisani di Palù sono i più grandi difensori dell'identità locale. L'intento da parte di questa associazione è quello veramente di riportare e mantenere in vita questi luoghi affinché sia un momento di testimonianza, di memoria di come si viveva una volta in questi isolotti. Non so che c'era tanto facile a Campagna Laguna. Era una vita dura ma bella, sana. I raffreddori ci li scordavamo. Non
sapevamo cos'era il Predori. Devi sapere che a Grado ogni anno fanno il Festival della Canzone. Prima del Festival di Sanremo. Il Festival è nato a suo tempo durante un veglione di carnevale, perché si erano messi d'accordo di fare una piccola gara chi faceva la composizione migliore. Ma c'erano due canzoni. È diventata una cosa più grossa e adesso ci sono circa una ventina di canzoni. Adesso i cantanti vengono acquisiti all'estero per cercare di dare una forma più importante del festival, ecco. Ma come all'estero? È l'estero per l'estero. Noi. Quando non è isola, è estero, eh. A bordo della Radeschi c'è stava sai più bel. E adesso invece se sta mal, se mangia mal, se dorme mal, se va all'ospedale. Allora qua puoi fare quello che vuoi, siamo italiani, però abbiamo un rispetto per quello che ha fatto l'Austria, che era uno straniero. Pronti? Vai! Italiana è la nostra bandiera, ma italiani che noi non lo siamo, siamo fratelli per l'Austria giuriamo, e per l'Austria dobbiamo a morir. Purtroppo non sono riuscito a filmare il gesto goliardico che segue l'ultima strofa della canzone, ma vi posso assicurare che rendeva il tutto molto ironico. Oggi non è Pasqua, ma è pur sempre domenica. E per molti pellegrini è il momento di andare a sentire la messa nel santuario di Barbana. La bellezza del paesaggio sfiora il metafisico. E mentre sfiliamo sul corridoio d'acqua scavato nella laguna, la chiesa di Barbana appare sullo sfondo come dipinta sull'orizzonte. Dario è una sorta di Caronte al contrario. Tu di lavoro porti le persone a pregare. Sì, sono passato da essere un pescatore a un pescatore di anime. Una delle parti belle, diciamo così, che mi appassiona del mio lavoro è riuscire a conquistare per mezz'ora, per quello che è, l'attenzione di ragazzini che grazie a internet non vedono più niente, perché hanno tutto davanti ma non gli interessa vederlo perché in qualunque momento lo possono rivedere. E riuscire ad affascinarli parlandogli un po' di quello che era la vita in un ambito come questo. Discendo da due famiglie di pescatori che vivevano tutto l'anno praticamente in questo ambiente, in questo ambito. Era una vita di sopravvivenza, di famiglie patriarcali, dove si viveva con l'obiettivo comune di riempire il piatto. Il patriarca dirigeva tutto, la matriarca amministrava. Una volta tramontato questo sistema di vita, ovviamente si è dissolto anche quello che era questo tipo di società, questo modo di vivere. Praticamente voi vivevate in un isolotto della laguna? Sì, sì, ma oramai sono diventati praticamente degli chalet, per cui si va là soltanto per fare festa. Qui abbiamo un metro e più di differenza fra la bassa marea, quindi il panorama, l'aspetto della laguna cambia nel corso della giornata di parecchio. Da quando siamo arrivati con la barca è già cambiato il panorama, no? C'è molta più terra di quella che c'era prima. Gli eroi non sono quelli che vincono, sono quelli che combattono. Stiamo navigando lungo la litoranea veneta che arriva fino a Cremona, soltanto che
fra quando è stata progettata e quando è stata poi ultimata, intanto è nata la ferrovia. E quindi questa non ha mai svolto quella che era la sua funzione. Le mareggiate, le alluvioni, ok, cambiavano il territorio di continuo. Per creare una struttura fissa come poteva essere un'autostrada ante litteram, sono state fatte le bonifiche, sono stati fatti gli arginamenti. Quello che vediamo è un bellissimo ambiente, un ambito naturale, però in realtà è artificiale dall'inizio alla fine. Diciamo che per alcune cose muoversi in questi ambienti è come muoversi in montagna, perché basta, ecco, qui abbiamo un canale secondario, se uno sprovveduto si perde e rimane bloccato in mezzo alla laguna, là, deve aspettare magari l'indomani e rimanere bloccati su una barchetta là senza potersi muovere, che magari arrivi un po' di bora o maltempo, che non è il massimo. Il nostro pescatore di anime è riuscito a convincere anche sua moglie a vivere per un po' la vita della laguna. Anche lei è diventata marinaia e pescatrice. Per 5 anni abbiamo condiviso l'esperienza di pesca insieme a mio papà. E anche lei ha imparato ad amare e ad apprezzare quella vita durissima, ma che dà tante soddisfazioni. L'isola di Grado oggi è collegata alla terraferma da una strada che divide in due questa parte di laguna. Qui scorre una delle ciclovie più percorse d'Europa, quella che la collega direttamente con Salisburgo. Questa qui è la guida della ciclovia che parte molto in là a Salisburgo, arriva qui a Grado. Ci trova un po' tutto quello che serve, c'è cartografia, ci sono le singole tappe, volta per volta tutto quello che serve. La ciclovia dell'Alpe Adria collega Salisburgo, la città di Mozart, con Grado, in quanto è una località che viene frequentata moltissimo dai turisti austriaci, perché i nonni di quelli che vengono adesso venivano qui a Grado al tempo in cui Grado faceva parte dell'impero asburgico. Andando in bicicletta, facendo soprattutto lunghi tragitti, quando fai, che so, 100-150 km con il bagaglio appresso, devi pensare a qualcosa. Quindi si forma un po' una filosofia della bicicletta, una filosofia di vita. La bici è fondamentale per me ed è anche, devo dire, dal punto di vista come si può dire, sanitario, molto interessante, perché aiuta a mantenere non solamente il fisico sano, ma anche tutti gli organi interni, quindi la respirazione, il sistema cardiocircolatorio. La bicicletta, da questo punto di vista, è una panacea. E per questo tu non senti freddo? Io sì, forse. Probabilmente sì. Non solamente perché ho la maglietta della nonna sotto. Ce l'ho anch'io. Sì. Tu hai anche un nome che ricorda il compositore, uno dei padri dell'Europa. Devo dire che forse ho un po' di tutti e due, nel senso che comunque la musica mi piace, la musica classica mi piace, e sono convintissimo europeista. Già dall'età adolescenziale andavo a fare delle campagne di propaganda perché l'Austria, all'epoca era un paese neutrale, entrasse in quella che allora si chiamava, credo, mercato comune europeo. E un po' alla volta, evidentemente, la cosa è andata in circolo e adesso finalmente possiamo dire, io mi sento effettivamente uno dei padri dell'Europa. La forma della laguna di Grado ricorda molto quella della più celebre Venezia. Per molti secoli le due città hanno avuto un percorso quasi parallelo, fino a quando però un particolare evento ha cambiato il corso della storia. La laguna, ai tempi dei Romani, non esisteva, esisteva solamente la parte della laguna di Marano. La laguna di Grado era una zona asciutta, piena di insediamenti produttivi abitativi romani, solcata da una serie di canali. Grado viene definita la prima Venezia, certo. Poi che è successo? Ma il punto focale, diciamo, della storia è questo. La Venezia trafuga ad Alessandria il
corpo di San Marco, lo porta a Venezia e da lì Venezia diventa effettivamente la sede del culto marciano. Rustico e Bono vengono incaricati proprio dal potere veneziano, sembrerebbe, di dirigersi ad Alessandria e perpetrare questo furto. Insomma, le ossa del santo vengono nascoste in un carro di carne di maiale, in maniera tale che le guardie del porto di Alessandria, guardie musulmane, non si avvicinassero a questo carico. Se loro avessero fallito la loro missione, magari adesso invece di andare a San Marco veniamo qua. Chissà, forse. Chi arriva a Grado per la prima volta non può fare a meno di notare l'onnipresente rintocco delle campane, che però in questo caso non è legato alla profonda religiosità dei suoi abitanti. Forse sono regolato malamente, sai, perché vedi, l'orologio fa mezzogiorno e uno, no? Allora prima ha suonato probabilmente quella del mezzogiorno e poi cioè, ci sarà qualche minuto probabilmente di... Dovete fare qualcosa per sincronizzare le campane. Ma di cosa parla il tuo libro? Il mio libro parla di una spia che arriva a Grado, infatti si intitola Una spia in laguna, durante la prima fase del 1600, durante la guerra di Gradisca, un grande conflitto che ha coinvolto la Repubblica di Venezia e l'impero austriaco, e si è combattuto quasi principalmente nella terraferma retrostante a Grado. L'influsso austriaco che comincia a Grado nel 1815, quando Grado passa definitivamente sotto l'Austria per un secolo, fino al 1915, fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale, è un influsso forte e pesante. Grado ha conosciuto il primo sviluppo, è stata realizzata la prima diga, diciamo, in materiale resistente che ha protetto l'abitato dalle mareggiate, e quindi insomma l'appartenenza a una certa cultura, a una certa storia anche austriaca è stata fondamentale nella storia di Grado e si fa sentire ancora oggi. La più recente storia di Grado è raccontata in ogni angolo della città dalle foto dell'archivio Marocco. Laura è l'ultima discendente di 3 generazioni di fotografi. Ci sono tantissimi tipi di pesca. Queste sono cose che ho imparato da mio marito. Anche lì ci sono cose che vengono tramandate. Mio marito, per esempio, è un pescatore, anche lui, da diverse generazioni. Adesso c'è un po' la difficoltà di trovare persone che siano disposte a fare un lavoro che ha notevoli sacrifici. Questo lembo di terra tra mare e laguna si trova in effetti in uno dei punti più ricchi di pesci dell'Adriatico. Ma il mestiere del pescatore sembra essere tra quelli in via di estinzione. Ma oggi i pescatori che ruolo hanno a Grado? È ancora una città di pesca? Sì, ma non prevalente. Nel dopoguerra c'è stato il boom economico, mentre prima Grado era la spiaggia della Mitteleuropa, poi è diventata una spiaggia per gli italiani, diciamo. Lo dici con un po' di... No, una volta non... turisti italiani prima del dopoguerra praticamente non ce n'erano quasi. Io avrei voluto proseguire nel percorso di avvicinamento a quello che è stata l'opera di mio nonno e di mio papà, avendo questa occasione, il marito pescatore, uscire a fotografare la pesca viva, diciamo. Purtroppo bisogna chiedere permessi alla Capitaneria di Porto, tutto un iter, e non c'è stata ancora l'occasione. Laura, ci deve essere 3 generazioni, anche tu devi fotografare i pescatori. Certo. Col marito pescatore. Sì, beh, diciamo che la pesca professionale è più difficile da fotografare nella legalità. Dopo quasi una settimana a Grado, non sono ancora riuscito a visitare uno dei famosi casoni. Le case sugli isolotti nella laguna dove un tempo vivevano le famiglie dei lagunari. Cercando in rete scopro che uno dei più famosi è quello di Vitige. Sentite là! Tagliamo, maledetto! Uno dei miei nuovi amici, dei Graesani di Palù. Thank you.
E così, la mattina dopo, è arrivato il momento di fare una sorpresa a Vitigio. Tutto bene? Ad accompagnarmi è Andrea, il tassista della Laguna. Erano delle navi che venivano utilizzate per l'utilizzo del trasporto di materiale edile, o sassi, pietre o sabbia, quando ancora non esisteva la strada che collegava Grado alla terraferma. Poi quando tutto è arrivato via ruota, queste navi non sono più state utilizzate e quindi le hanno lasciate qui. Guidare lungo le vie d'acqua che attraversano i fanghi della laguna nasconde delle insidie. Quando io prendo delle richieste di lavoro devo sempre comunque vedere dove devo andare e se c'è la marea per andare a terra, perché come adesso, come tu puoi vedere, c'è una bella bassa marea, no? Ti è capitato mai di portare qualcuno da una parte e poi non riuscire a tornare a prenderlo perché... No, ho dovuto aspettare che ricrescesse la marea, quindi il cliente è rimasto lì più del tempo previsto. Quindi sono rimasti in questo casone senza acqua, senza nulla? No, avevano acqua e anche altro da bere, da mangiare, non erano sprovvisti, no, anzi... Finché apro la porta, ma adesso vado a chiuderla. Perché... Ok, facciamo la scena. Sì. No, comando me qua. Se mi giro, da una di schiena. E te mi segui. Va bene, maestro. Chi è quello? Cinco padre? Francesco Giuseppe, l'imperatore, Sacramento. Non tu capisci niente, italiano maledetto. Scusa, perché non era austriaco Francesco Giuseppe? Non era austriaco? Sì, e qua non era Austria. Sotto lo sguardo vigile ed onnipresente di Cecco Beppe, Vitigio mi mostra con orgoglio il suo libro degli ospiti illustri che mi hanno preceduto. Oh, quelli che sono più interessanti li faccio vedere. Il re dell'isoletta dei famosi. Perché vengono qui? È ovvio, mangiano gratis. Io non sono venuto per mangiare gratis. No. È la scritta qua, guarda cosa è scritto. Al Carone Viti, col tempo de Caligo, col tempo de Nevera, venimmo a Catate. Veniamo a trovarti con la nebbia e con la neve. Tuo cugino. Ma perché mio cugino? Sgarbi non è mio cugino. Eh? Gli assomiglio? No, parente sei, no? No. Risolto finalmente l'equivoco, Vitigio decide che è tempo di tornare all'attività da cui l'avevo distolto. E il pannero con le acciughe? No, dico portare le acciughe, se ti cal il pannero. Questo qua mi ha tolto la vita. È colpa mia? Sì. Bianco. Perfetto. Guardi. Vengono sempre a trovarmi questi, sanno che c'è da mangiare, eh. Il locale è già la lista pronta per quest'estate. Vengono, si ricordano, poi ritornano, perché è un ambiente unico questo, no? Non è che lo trovi in giro. I'm prosy, baby, tired. Come mai tutti questi viaggi? Sono andato a militare e mi hanno mandato in America. Quando che sono tornato non ho voluto più andare in fabbrica, ho detto voglio girare il mondo e sono ancora che giro. Ma chi le ha fatte queste foto? Mie. Dove eravate lì? In quadri di fronte. Roberto è un fotografo che ha un isolotto poco distante da quello di Vitigio ed è un profondo conoscitore di questi spazi. Come ti giri cambiano i quadri. È sempre un quadro diverso. È sempre più bello. Col vento, con la bassa marea, con l'alta marea, con
col tramonto, con l'alba, qua è un spettacolo nello spettacolo, perché qua non ho problemi, qua vedo tutto bello. Nel casone di Vitige tutto sembra bello, perché in effetti bello lo è davvero, ma l'acqua inizia a scendere e Roberto mi ha fatto una proposta a cui non ho saputo dire di no: visitare l'ombelico del mondo. Si parte? Andiamo! Via! Il passaggio per la terra di Roberto è fatto di immagini surreali. Eccoci qua. I veri padroni dell'isola sono dei gatti che si sanno trattare benissimo. Ce ne sono 7-8 qua. Vivere in questi spazi mozzafiato non deve essere stato facile. Il paesaggio fa letteralmente girare la testa. Cielo e mare sarebbero la stessa cosa se non ci fosse grado a dividerli là in fondo. Se non conosci il canale non vieni qua. Questo è potabile. Fuoriesce da sola da 210 metri. Io conosco una signora che ha 90 anni e vive ancora in laguna, ma non è una cosa di tutti i giorni. E allora con un amico siamo andati in questo casone della signora. Io gli ho detto a Dino, falla parlare, falli raccontare della sua vita quando era piccola, un po' tutto così. E mentre parlava la signora cambiava gli stati d'animo, no? E ho fatto questa mostra con un 25 fotografie. Lei ha una forza, è mingerlina così, però ha una forza, alza dei pesi che non so come fa. E praticamente siamo nell'ombelico del mondo qua. Questo è il pranzetto che ci faremo, vedi? Qui una bella scogliera. Ah, metti a te, dai. No. Quello che avevo omesso di dire fino adesso è che Roberto è anche lo chef di un grande ristorante di Grado. La vita in casone. Ma qui si sta bene. La cosa bella è che qua vivono pure in autosufficienza. Ma guarda, io volendo potrei rimanere qua perché vado a pesca, mi prendo il pesce. Quando hai aglio, olio, peperoncino e l'hai d'acqua, hai tutto. La natura, come la marea, fa il suo corso ed è arrivato il momento di tornare alla realtà. Che ci porterà a Grado, che comunque non è segnato, se sicuro vieni tu, puoi star sicuro che devi chiamare i soccorsi, no? Grazie per la fiducia. Ci passiamo? Passiamo. Questo è quello che Roberto fa ogni volta che vuole scattare una foto come questa. Sulla costa lagunare, dove un tempo le persone venivano a caccia, l'uomo ha trovato un modo più sofisticato di misurarsi con la natura: il golf. Il golf non è un gioco difficile. Il golf non è un gioco difficile, è difficilissimo. Diciamo che ci vuole un periodo in campo pratica, che è la driving range, dove si tirano soltanto le palline, dove non si cammina, ma dove si apprendono le basi per poter poi
divertirsi in campo. Ci sono palaghetti e vari fossi su tutte le 18 buche, quindi i giocatori che vengono per la prima volta devono assicurarsi di avere un bel po' di palline nella propria sacca. Il golf a livello di filosofia potrebbe definirsi come rovinarsi una bella camminata, perché può essere una bellissima camminata rilassante come può essere un qualcosa di molto stressante, perché soprattutto i giocatori, quei più appassionati, vogliono sempre vincere contro il campo. Purtroppo non sempre questo è possibile. L'avversario è soprattutto la natura, il campo, le difficoltà del campo, i vari ostacoli. L'obiettivo è quello di andare in buca con meno colpi possibili, però uno dei pochi sport o giochi al mondo dove un giocatore dilettante può competere con uno che gioca da 15 anni, perché c'è questo sistema dell'handicap: più sei bravo, meno punti prendi per un risultato, meno bravo sei, più punti prendi per un risultato. Per essere uno sport molto esclusivo, è veramente molto democratico. Esatto, è molto democratico e se posso correggerti, non è più tanto esclusivo, perché giocare a golf ormai costa come andare in palestra. Posso dirti che è il più bel gioco che esista al mondo. Facevo il maestro di tennis, poi per caso mi hanno portato a provare a tirare qualche pallina, e da quella volta, penso negli ultimi 15 anni, forse avrò giocato a tennis ancora 2 o 3 volte. Chissà cosa avrebbe pensato Hemingway di queste papere che scorrazzano sul green, irridendo tedeschi che cercano di centrare un buco. Vivere a grado continua ad alimentare la fantasia di chiunque ci passi sopra. Non è mai uguale, no? Tu esci a fare una passeggiata, oggi c'è una luce, c'è un riflesso, c'è un silenzio vattato. In effetti una cosa ho notato anch'io. C'è silenzio. È vero? C'è silenzio. L'hai notato, vero? C'è silenzio. Sì. Sì, ma soprattutto perché in riva al mare di solito si sente il rumore delle onde. Sì. Di là in laguna comunque... Sì, sì. Sembra quasi di essere fermi nel tempo, in un'altra dimensione. Cioè, io penso che anche il luogo abbia molto a che fare con sviluppare l'arte in noi. Quindi io da piccolo mi ero ripromesso che avrei scritto un libro. Poi sono passati gli anni, insomma, ho fatto l'alberghiera, ho lavorato. E poi nel 2000 ho avuto una polmonite estiva, un paio di mesi, e lì mi è scattata questa cosa di scrivere un libro. E ti ha cambiato? Mi ha dato un appagamento che non mi abbandona mai. Anche se magari non mi cambierà la vita, non lo so, però mi fa sentire che qualcosa che ho creduto e ho avuto la soddisfazione di vederlo realizzato, e quindi è una cosa di cui vado fiero di me stesso. Nel 2019 Alessandro ha pubblicato il suo primo romanzo dal titolo Tramonti d'Oriente. Ma tu ci hai messo 18 anni per pubblicarlo, ma quanti anni per scriverlo? 2 anni per scriverlo, lavorando in sala, in albergo, quindi di notte, nelle notti d'inverno, quando soffiava la bora fino alle 5 di mattina io scrivevo. È dedicato al mio papà, questo è il nipote che io non gli ho dato. E quando l'ho avuto in mano gliel'ho portato al Camposanto, gli ho detto ecco, questo è mio figlio. Sì, sì, proprio l'ho vissuta così. L'ecosistema lagunare è una fabbrica di cibo. Le valli da pesca sono dei tratti di laguna dove il pesce è costretto a passare seguendo i flussi delle maree. Gli antichi romani svilupparono qui una tecnica di pesca che funziona ancora oggi. Ho sempre pensato che sia uno dei pochi momenti in cui ci sia trovato un equilibrio tra le nostre necessità e quelli che sono i cicli della natura. Ho lavorato negli ultimi anni nella forte preoccupazione di essere ormai l'ultimo. E questa è l'operazione che si fa normalmente durante il periodo della raccolta. Praticamente ogni giorno vedi cosa è entrato durante la notte, di solito si muove di notte il pesce. Un ambiente che in certe situazioni diventa anche
pericoloso, devi saperti muovere, devi essere consapevole di dove sei, insomma, non lo devi mai prendere alla leggera. Attento perché... Quando il meteo si mette giù cattivo, ti ritrovi dal paradiso a situazioni rischiose, per chi come noi gira anche di notte. Purtroppo ci sono stati più di un caso di gente poi caduta in acqua e che è andata, insomma. Capovale era una figura paragonabile, non dico al sindaco, ma quasi, no? Per cui molto, molto quotata. Era un mondo veramente interessante. Ho fatto 3 anni da ufficiale dell'esercito, cosa che non mi dispiaceva neanche. Poi la cosa è finita lì e mi sono ritrovato a dire adesso cosa faccio, e lì proprio per caso è iniziato tutto. Ormai sono passati 35 anni. È come suonare un'orchestra, non devi capire i segnali che ti arrivano dalla natura e interpretarli di volta in volta, perché ogni anno è diverso dall'altro. La percezione del fatto che l'acqua si stia un po' alzando, dirlo così, sembra addirittura presuntuoso, no? Perché ci vogliono dati scientifici, eccetera, eccetera. Però il fatto che certe criticità si presentino sempre più spesso, per noi è abbastanza palese, ecco. Il clima sta cambiando, insomma. Io che non sono vecchio, ma ormai 30 anni di questa vita qua suonati e anche, vedo che sta cambiando, insomma. Il fatto stesso che tu veda in montagne innevate i fenicotteri qua da noi, cioè, 30 anni fa chi se lo sarebbe mai immaginato. In questa valle normalmente le consistenze invernali sono di 2-3 mila esemplari. Tutte le colline più basse che vedi qua è il Carso, dove praticamente si sono scannati per 4 anni durante la prima guerra mondiale. Mio nonno è morto con la divisa austriaca. Il posto è quello lì. Sono estremamente orgoglioso di essere, sì, di vivere in una terra dove ci sono tutti questi retaggi, questi incroci, queste mescolanze. Nelle zone di confine è così. Credo sia più una ricchezza.